Buongiorno a tutti, oggi parleremo della tomba del faraone Tutankhamon. La tomba del faraone Tutankhamon si trova nella valle di Re a Luxor e dentro la tomba c'è anche la mummia del faraone Tutankhamon. Tutankhamon governò l'Egitto per pochi anni, 9 anni, e lui aveva 9 anni, è morto dopo 9 anni. E Tutankhamon aveva governato l'Egitto dal 1361 avanti Cristo fino al 1352 avanti Cristo. La prima cosa che vediamo dentro la tomba, la mummia del faraone Tutankhamon, come se fosse sul letto, dentro un badaglione, trascinata sempre dai sacerdoti, li vediamo a destra. Poi vediamo l'erede di Tutankhamon, si chiamava il faraone Ai, che ce l'ha uno strumento in mano, si chiama sempre Setep, che sta sempre facendo un rito, si chiamava l'apertura della bocca. Lui porta la pelle di leopardo perché era il sacerdote grande. E poi Tutankhamon ce l'ha la forma del dio Osiride con la barba curva, come lo vediamo. Poi vediamo Tutankhamon davanti alla dea Nut, la dea del cielo. Poi vediamo qua Tutankhamon abbracciato, abbraccia il dio Osiride e il dio Osiride lo tocca. Poi vediamo questa qua, la scena famosa della prima ora del libro famoso come il Imidawat, cioè il libro che di quello che si trova nel mondo nell'aldilà. E là sopra c'è, si vede il dio Heber. A sinistra si vede anche Anubi lo sciacallo. Dentro la tomba ancora abbiamo il sarcofago fatto di quarzo, che è ancora mantenuto dentro la tomba, come lo vediamo con tutti i dettagli che abbiamo qua. Questo sarcofago di pietra manteneva i 4 sarcofagi che stanno al Museo Egizio adesso, e attorno a loro c'erano 4 cassoni enormi con tutti i libri del mondo nell'aldilà. Questa qua è la camera d'annesso, e adesso si vede la mummia del faraone Tutankhamon che è ancora mantenuta dentro la tomba. Tutankhamon aveva governato per pochi anni, ma il tesoro di Tutankhamon adesso al Museo Egizio del Cairo è quello più importante in assoluto. Grazie tanto per l'ascolto, e se vi piace questo video potete iscrivervi, anche potete dare mi piace, anche potete condividere, e grazie tanto per l'ascolto.